Milano, settembre 2011. Laura, 38 anni, vive a Milano dopo essersi trasferita dal Trentino. Ha un nuovo contratto a tempo pieno determinato come segretaria di produzione con una società nel settore delle attività di pubblico spettacolo. La società gestisce in appalto la produzione televisiva di un programma di intrattenimento, uno di quei tanti talent show che accompagnano le serate italiane. La mattina di quel 22 settembre, Laura esce di casa con un sogno da vivere e non immagina che il sogno precipiterà con lei quello stesso giorno, nel buio vuoto di un palcoscenico, lasciando dietro di sé il rimpianto di un futuro spezzato come le sue gambe. È il suo primo giorno di lavoro e lo vuole vivere con felicità e speranza. Sarà niente meno che l'assistente personale del direttore d'orchestra. Così, in quella luminosa mattina, Laura si reca presso l'ufficio di produzione, dove è stata convocata per il ritiro del tesserino di riconoscimento, che le permetterà l'accesso allo studio televisivo dove stanno allestendo il programma. Terminate le procedure burocratiche di routine, si avvia a piedi verso lo studio. L'ambiente esterno che si presenta è davvero affascinante, inserito in un ampio contesto strutturale che sorge su un'area periferica di Milano, dove un tempo si trovavano le antiche officine aeronautiche. I fabbricati, con i loro mattoni rossi a vista, sono ancora lì a raccontarlo. Le vecchie strutture sono state recuperate e ammodernate tempo fa, ma si respira ancora il ricordo dell'antica fabbrica. Gli ampi capannoni e i cortili oggi sono in parte utilizzati come location per importanti programmi televisivi condotti da noti showman. Un ultimo sguardo al complesso luminoso esterno e Laura entra nello studio, in un ambiente nuovo, altrettanto spazioso, le cui pareti e pavimentazioni sono state realizzate con ampie superfici lucide di colore bianco e nero. La sensazione è davvero particolare. C'è un grande palco centrale con rivestimento del pavimento in laminato lucido bianco, contornato da verniciatura nera. A raggiera dal palco si allungano due pedane e tre rampe in PVC bianco. Le luci sono abbassate per le prove di funzionamento che si stanno eseguendo e l'ambiente è immerso in una semioscurità. Ci sono molte persone in movimento, un incrocio di lavori, un viavai di tecnici e di attrezzature, un susseguirsi di richiami, di rimbrotti, quasi una piacevole confusione. Racconta Laura, salutato il direttore di orchestra che avevo conosciuto in precedenza, ho atteso il termine della prima prova audio seduta sui gradini. Infatti, Laura vede e raggiunge una postazione di ascolto nell'area centrale del palco, posta lateralmente alla zona orchestra, accessibile tramite rampa. Gli orchestrali sono disposti su più piani che da quota zero, attraverso l'utilizzo di gradini, sale a due piani superiori. Al centro di questa porzione di palco è stata realizzata un'apertura circolare del diametro di ben 2,20 m, che permette, con l'ausilio di una pedana motorizzata, la salita dalla sottostante quota zero di artisti e showman. Laura attende il termine della prima prova, poi decide di uscire dallo studio per raggiungere appena fuori dal locale i distributori automatici di bevande. Un breve ristoro e rientra per incontrare gli orchestrali. Il chiaroscuro e i colori del pavimento non l'aiutano a tracciare il percorso. Si dirige sulla rampa e sale sul palco verso le postazioni degli orchestrali. C'è un gioco di luce particolare. Il percorso sembra delimitato con un passaggio al centro largo quel tanto che basta per far transitare una persona. Laura segue la via che sembra condurla sul palco quando improvvisamente si sente mancare la terra sotto i piedi. È un attimo. Racconta, ho avuto la percezione di cadere nel vuoto e in effetti, pur tentando di trattenermi, sono caduta all'interno di un'apertura di cui non mi era stata possibile la visione. Poi ho sentito un gran dolore alle gambe. La caduta è inevitabile e Laura viene inghiottita dal palcoscenico, un volo di quasi 3 metri nel vuoto. Poi l'impatto col suolo, tra attrezzature di lavoro, scaffali e materiale elettrico. Il dolore alle gambe è lancinante e immediato. Qualcuno ha assistito alla scena e accorre subito in suo aiuto. Bisogna chiamare l'ambulanza e il 118 arriva in tempo per trasportarla all'ospedale più vicino. La diagnosi emessa dai medici è stata di frattura del perone tibiale sinistro,
con obbligo di intervento chirurgico per l'inserimento nella gamba fratturata di una placca con viti. Laura non ha più potuto continuare a lavorare e il contratto è stato rescisso il mese successivo al suo infortunio. Buongiorno, sono Marino Faccini, direttore del Dipartimento di Prevenzione di ATS Milano. Attraverso una storia di infortunio abbiamo l'obiettivo di conoscere gli errori che lo hanno determinato e quali erano invece le norme di prevenzione che lo avrebbero evitato. Andremo a presentare il ruolo degli operatori PSAL, che è il servizio di ATS che si occupa di prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro durante una fase di indagine infortunio. Avremo modo anche di sapere che nella struttura PSAL lavorano diverse professionalità, tra cui medici del lavoro, ingegneri, fisici, chimici, tecnici della prevenzione, assistenti sanitari e infermieri, proprio perché è necessario avere un'ampia rete di competenze che siano in grado di identificare i fattori che hanno causato questi eventi, a volte molto complessi e che sappiamo poter causare dei danni molto gravi per la salute, e quindi anche identificare invece quei fattori che avrebbero potuto prevenire l'accadimento di questi infortuni. Il nostro obiettivo quindi è rivolto ai lavoratori, ci rivolgiamo a loro e nella prosecuzione di questo contributo sarà proprio un lavoratore che intervisterà alcuni operatori del servizio PSAL proprio per indagare l'accadimento, per indagare l'infortunio e soprattutto per individuare quei fattori che lo avrebbero evitato, e questo ci aiuterà per costruire e diffondere una cultura della prevenzione sempre più efficace. Vi ringrazio dell'attenzione e vi auguro una buona visione. Buongiorno a tutti. Allora, io sono Antonio Forlano, un delegato dell'RSU ed anche RLS di una multinazionale del settore del merci UPS, e come lavoratore vorrei porre delle domande agli operatori che interverranno e che normalmente escono a seguito di un evento infortunistico. Allora, partiamo con la prima domanda. Noi abbiamo letto una storia importante, scritta da donne, che narra l'infortunio occorso ad una giovane ragazza e poi nel suo primo giorno di lavoro. A questo punto chiedo alla dottoressa Silvestri, medico del lavoro, qual è la situazione delle donne in ambito di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro? Sebbene sia riconosciuto che le donne sono tendenzialmente più prudenti e più attive nella prevenzione, anche loro si infortunano, meno degli uomini, ma si infortunano. Se guardiamo i dati INAIL, che è l'ente che gestisce l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, negli ultimi 10 anni 36% in media degli eventi denunciati riguarda le lavoratrici, con un picco del 43% nel 2020 per le infezioni da coronavirus, che l'INAIL ha trattato appunto come infortunio. Gli ambiti interessati sono soprattutto quelli della sanità, dell'assistenza sociale, il manifatturiero, come il confezionamento d'abbigliamento, ma anche il commercio e la pubblica amministrazione. I dati poi ci dicono che il rischio strada provoca in proporzione più infortuni fra le donne, probabilmente perché più impegnate nella conciliazione tra la vita professionale e la vita privata, con delle ripercussioni sulla frequenza degli spostamenti, sui tempi di recupero dalla stanchezza e per alcune professioni anche a causa del lavoro con turni e con lavoro notturno. La normativa si sofferma sicuramente su questo aspetto del lavoro femminile. Innanzitutto la Costituzione, che recita proprio che le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento dell'essenziale funzione familiare della donna e devono assicurare il benessere e la protezione adeguata della madre e del bambino.
E poi c'è il decreto legislativo 151 del 2001, che tutela le lavoratrici madre, e se da un lato le tutela in modo egregio per quanto riguarda i permessi che consentono di accudire i figli, introducendo anche i congedi fruibili dai papà, rispetto all'obbligo di valutare i rischi legati a particolari agenti o condizioni individuati per le donne in età fertile e per le puerpere, quest'obbligo troppo spesso è, se non disatteso, male adempiuto. E così non si arriva ad un buon approfondimento delle situazioni rischiose presenti in azienda per la lavoratrice. Poi c'è il testo unico della sicurezza, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, il decreto legislativo 81 del 2008, che rafforza questa impostazione già data dal testo che tutela le lavoratrici madre, perché introduce la differenza di genere. In pratica dice, si devono valutare i rischi e predisporre le misure di prevenzione tenendo conto di età, sesso, origine etnica, posizione contrattuale, disabilità, perché la suscettibilità a taluni fattori di rischio varia da persona a persona. Ciò purtroppo non sempre è facile da attuare, anche perché mancano degli studi e dei metodi standardizzati che tengano proprio conto di questo approccio. A questo punto, quali sono stati i danni che ha subito l'infortunata? In questo infortunio la lavoratrice ha subito la frattura del pilone tibiale, che è una frattura distale della tibia, l'osso della gamba, che interessa la superficie articolare, in pratica dove l'osso della gamba appunto va ad inserirsi nel tarso, che è l'osso del piede. Non è una frattura frequente perché di solito si verifica a seguito di un trauma ad alta energia, come per esempio negli incidenti automobilistici o nelle cadute appunto dall'alto. È una brutta frattura perché ha dei tempi di recupero lunghi, anche fino a 6 mesi, e inoltre anche quando il trattamento chirurgico è stato ben eseguito da personale esperto, c'è un notevole rischio di complicanze, quasi sempre a carico dei tessuti molli, con delle necrosi cutanee, delle infezioni, oppure con ferite che si aprono o che non si rimarginano. Per cui bisogna stare molto attenti affinché non si sviluppino delle infezioni più profonde a carico dell'osso o a carico dell'articolazione. Inoltre si può verificare frequentemente anche una complicanza tardiva, che è l'artrosi post-traumatica, dovuta proprio alla sofferenza della cartilagine articolare e della componente di compressione dell'evento traumatico. Allora, adesso parliamo con il tecnico della prevenzione, di Matteo Joseph, e parliamo dell'infortunio e chiediamo qual è stata la causa principale che ha determinato l'incidente in cui è stata coinvolta la giovane lavoratrice? La causa principale che ha determinato l'infortunio della nostra giovane lavoratrice è stata individuata a seguito delle attività di verifica condotte durante il sopralluogo e dalla raccolta di sommarie informazioni testimoniali. Tali attività di indagine hanno permesso di individuare la causa principale nella mancata gestione di un rischio di caduta dall'alto, generato dalla presenza di una botola scenografica priva di adeguate e complete protezioni perimetrali. Si è rilevato inoltre che tale botola non era stata segnalata e ciò non ha concesso alla nostra lavoratrice di avvedersi di tale rischio durante la sua normale attività lavorativa. E quindi, cosa, si è appreso in fase d'indagine? Durante le varie fasi dell'indagine, ed in particolare dall'esame della documentazione in materia di salute e sicurezza acquisita, è stato possibile accertare
che la ditta committente, centro direzionale televisivo, pur avendo applicato quanto previsto dal decreto legislativo 81 in termini di valutazione dei rischi e avendo quindi individuato un rischio di caduta dall'alto, non ha comunque provveduto a predisporre idonee specifiche procedure per la verifica di attuazione delle misure preventive e protettive necessarie alla gestione di tale rischio. Inoltre, la ditta appaltatrice, Società Wonderland, che aveva provveduto a redigere il documento di valutazione dei rischi relativo alla gestione delle attività lavorative necessarie per la realizzazione del programma televisivo, non aveva eseguito delle verifiche in loco rispetto alla verifica dei requisiti di sicurezza del luogo di lavoro e quindi dello studio che la società committente le aveva consegnato. Si è potuta constatare quindi la mancata attuazione di quelle procedure di verifica, coordinamento e cooperazione che devono essere attuate ove in un luogo di lavoro si trovano ad operare più imprese, ed in particolare per la gestione dei rischi comuni, quali possono essere quelli relativi al luogo di lavoro stesso. Questa carenza non ha quindi consentito l'adozione di misure di protezione collettiva, quale un sistema di protezione dei bordi della buca, e quindi la conseguente gestione del rischio di caduta dall'alto o la sua segnalazione. Infine, è stata accertata la totale mancanza dei percorsi di informazione e formazione per la lavoratrice stessa in materia di salute e sicurezza sul lavoro. E adesso facciamo la classica domanda che spesso noi tutti ci facciamo: ma si poteva evitare che questo accadesse? La nostra storia avrebbe avuto un esito diverso e quindi felice come in tutte le favole se il percorso fosse stato sbarrato da una protezione, se la buca fosse stata protetta, se responsabili e coordinatori delle due imprese coinvolte avessero armonizzato le procedure di sicurezza e le misure previste dai vari documenti di valutazione dei rischi, se la filosofia della sicurezza si fosse concretizzata in controlli mirati e attivi da parte dei responsabili. Se Laura fosse stata messa a conoscenza della presenza di quella buca, tutto questo non si sarebbe verificato. Ed altra domanda che spesso noi come lavoratori ci facciamo: ma non è che c'è anche una responsabilità di Laura, la lavoratrice? In molti casi, e spesso banalmente, dai non addetti ai lavori, quali stampa e televisione, vengono attribuite impropriamente delle responsabilità ai lavoratori per i loro infortuni, magari a causa di distrazione o altri fattori che non sempre corrispondono alla realtà. Infatti, le nostre indagini dimostrano, come in questo caso, che proprio una mancanza a priori della valutazione dei rischi ha portato alla mancata attuazione concreta di misure determinanti nella gestione del rischio di caduta dall'alto. Infatti, in questo caso, la responsabilità dell'evento non è certo attribuibile alla nostra lavoratrice. Le diverse figure aziendali e gli attori della sicurezza avrebbero dovuto provvedere a monte a rendere sicuro il luogo di lavoro messo a disposizione dalla nostra lavoratrice. A questo punto a noi ci interessa sapere anche come l'ATS interviene in casi come questo di infortunio. E questo lo chiediamo al tecnico della prevenzione, Chisari Adriana, sulla quale le motivazioni della loro uscita. Allora, per rispondere alla domanda sul motivo per cui usciamo in occasione di un infortunio, faccio una premessa. Allora, i tecnici della prevenzione all'interno dei servizi di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro delle ATS sono rivestiti della qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria per accertare e contestare le violazioni in materia di tutela e sicurezza della salute nei luoghi di lavoro. In occasione di un infortunio grave con una prognosi superiore a 30 giorni o un infortunio mortale, veniamo immediatamente allertati dalle autorità che per prime intervengono sul posto. Stiamo parlando di personale del 118 che presta i primi soccorsi, carabinieri, polizia locale, eccetera. Nel caso oggetto dell'infortunio, la nostra lavoratrice ha subito una lesione grave,
fratturandosi la tibia e cadendo da un'altezza di circa 3 metri. Queste due condizioni, quindi la lesione grave e la caduta da un'altezza superiore ai 2 metri, rendono inderogabile l'uscita da parte dei tecnici della prevenzione. È importantissima la nostra uscita nell'immediatezza del fatto perché ci consente di visionare lo stato senza che intervenga alcuna alterazione dello stato dei luoghi e poi la ricostruzione della dinamica è meno difficoltosa. È per questo motivo che i tecnici della prevenzione intervengono sul luogo di un infortunio. Bene, insomma, ci avete spiegato che ci sono tutta un'attività che viene svolta, ma molto spesso un lavoratore di fronte ad un incidente, ad un danno che subisce, si chiede spesso: ma e poi cosa succede? Di conseguenza sarebbe bene che si conoscessero le attività che svolgete durante l'intervento per un infortunio. Allora, quando si interviene su un luogo dove è accaduto un infortunio, non sempre è chiara la dinamica di come è accaduto e di quello che è successo al lavoratore o alla lavoratrice. È quindi necessario ed è dovere nostro acquisire una serie di informazioni per ricostruire quanto è successo. Quindi si visiona lo stato dei luoghi. Si visionano le macchine, se si tratta di un infortunio occorso su un'attrezzatura di lavoro, si fanno dei rilievi, delle misure, insomma, dei rilievi metrici, si fotografa l'ambiente e si acquisisce tutta la documentazione che sarà utile per la ricostruzione, come ad esempio il documento di valutazione dei rischi. Se si tratta di un'azienda oppure il piano operativo di sicurezza, se si tratta di un cantiere o sempre riferito alle macchine di cui ho accennato prima, la documentazione che ci spiega il funzionamento di quella macchina e che ci attesta il possesso dei requisiti di legge. Inoltre verifichiamo che la lavoratrice o il lavoratore abbia ricevuto la necessaria formazione e l'informazione per poter lavorare in sicurezza sul luogo di lavoro dove si trova. Inoltre ascoltiamo chi ha subito la lesione, se è in grado di riferircelo, oppure ascoltiamo gli eventuali testimoni, quindi colleghi o persone che possono riferirci su quanto accaduto. E in base a tutta questa serie di informazioni che acquisiamo, cerchiamo di capire come è potuto accadere l'infortunio. Queste informazioni ci sono utili per ricostruire l'accaduto, come già detto, e per verificare se sono state violate le norme sulla sicurezza e la salute dei luoghi di lavoro. Ok, diciamo che l'attività che è stata svolta è sicuramente pregevole perché può essere utile, insomma, ai lavoratori. E noi ringraziamo i tecnici della prevenzione che hanno risposto alle nostre domande. Però torno a chiedere alla dottoressa Silvestri. Pensiamo che scrivere questa storia di infortunio possa aiutare i lavoratori a migliorare le proprie condizioni? Perché scrivo le storie di infortunio? Beh, io ho mosso i primi passi professionalmente parlando proprio nel servizio tutela salute e luoghi di lavoro di Legnano, dove il dottor Lorenzo Arduini e il dottor Giovanni Pianosi, medici del lavoro, insieme ad alcuni dei nostri tecnici, hanno messo a punto a partire già dagli anni 80 un metodo di analisi e ricostruzione delle dinamiche di infortunio chiamato sbagliando si impara. Questo modello si è poi diffuso a poco in tutta Italia, negli altri servizi analoghi al nostro, e si è evoluto fino alla creazione di Informo. Informo è un sistema di sorveglianza nazionale gestito da INAIL,
che fin dal 2002 raccoglie le indagini di infortunio svolte dalle ASL di tutta Italia. Quindi ho subito aderito a questo progetto DORS, nel quale alcuni operatori di ATS Milano sono stati formati dai colleghi del centro della Regione Piemonte, appunto per la promozione della salute, affinché imparassimo, affinassimo la tecnica di scrittura di alcuni casi di infortunio su cui avevamo indagato sotto forma di storia o di racconto. Certo, il sistema Informo è utile perché raccoglie informazioni anche abbastanza numerose in forma standardizzata, però è un po' rigido, mentre quando noi scriviamo le storie rendiamo più comprensibile quanto è successo, perché non utilizziamo tutti quei riferimenti normativi o quei tecnicismi che sono propri della nostra attività di polizia giudiziaria e che sono destinati alle procure della Repubblica. Per questo noi possiamo soffermarci più liberamente sugli aspetti di contesto e così chi legge fa meno fatica, capisce di più, ha maggior consapevolezza di certe situazioni di rischio e di quelli che sono i comportamenti sbagliati. Capisce meglio l'importanza dell'organizzazione del lavoro, della comunicazione, dei sistemi di protezione. Inoltre, scrivendo, noi ridiamo anche umanità alle persone, perché l'infortunato nella storia ha una connotazione più precisa. Certo, sempre rimane nell'anonimato, ma in questo modo chi legge viene coinvolto anche emotivamente. E in questo modo il messaggio passa di più e si imprime meglio. Secondo me, narrando poi, noi aiutiamo anche un po' noi stessi, perché riflettiamo su quello che è accaduto, sul nostro operato e elaboriamo anche certi eventi davvero strazianti a cui abbiamo assistito. E che hanno visto coinvolto non solo i lavoratori, ma anche le loro famiglie, i colleghi, i soccorritori. Quindi io consiglio davvero di usufruire delle pubblicazioni che troviamo sul sito DORS, in particolare della raccolta di racconti brevi che si chiama Vittime, dove la creatività dei nostri operatori, di ATS Milano, ma anche di altre strutture ha veramente dato il meglio, facendo nascere veramente un interesse e una commozione nei confronti di questi eventi che rimane impressa. Insieme a questi brevi racconti ci sono anche le altre storie di infortunio e secondo me davvero si possono proprio utilizzare per la formazione nel campo della prevenzione, anche nelle scuole, oltre che sui luoghi di lavoro.